Salve a tutti gente, sono Caso90, benvenuti qua su un nuovo Retroplay. Stavolta siamo su Pandemonium, gioco che ha fatto letteralmente la mia infanzia. Questo gioco era fantastico, non so se tutti voi lo conoscete. A me piaceva un sacco sta tizia, era molto 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 meglio del pagliaccio. Perché se non erro faceva il doppio salto. Esatto. Ok, sto gioco è micidiale, praticamente è ovviamente a scorrimento 2D così. E boom! Siete praticamente dei maghi. Oddio, e potete fare casini di brutto. La spell che mi piaceva di più era questa, quindi la terrò. E come vedete è tipo Super Mario alla fine, dai. Si sale sopra i cosi, si collezionano queste cacchio di monetine e via. Oddio, vabbè, quello ho mancato. No, via qua. Ok. Era fantastico anche perché al tempo sta grafica era micidiale, gente. Io ora che la rivedo me la ricordavo sinceramente più bella. Perché appunto al tempo, come si vedevano le cose, ovviamente dicevi: minchia, questa grafica è tre volte... Non riesco a salire su qualcosa. È tre volte meglio di quest'altro gioco. Allora ti sembrava chissà cosa, anche se in realtà non lo era magari. E robe varie. Comunque alla prossima spell che trovo, sì, la cambio, via. Come potete vedere sono anche abbastanza bravo, perché sto gioco lo sapevo tantissimo bene. Il problema è che sto gioco adesso all'inizio è anche molto molto facile ovviamente, però più avanti era veramente molto molto difficile. E sono andato lì perché mi ricordavo un segreto, però è qua il segreto. Ok. È parecchio facile all'inizio, però dopo diventa un casino abnorme. È proprio molto molto difficile come gioco. E qua giù sì c'è un segreto, se non erro. Ah, era lì su. Aspetta un attimo, ci devo arrivare dall'altra parte. Olè, da qua, esatto. Allora, vediamo un po' se mi ricordo come farlo bene questo. Olè, abbiamo preso la spell diversa, va? Questa è la spell di fuoco, fa semplicemente danno. L'altra ghiacciava e faceva danno, ovviamente. E boh, come vedete posso fare un casino a sto coso qua. E altro segretuzzo con le gemmine. Via. Qua dietro no? No, ok. Ogni tanto ricordo male. Via giù. E si sale da qua. Questa parte ci serve ovviamente per prendere. Oddio! Me l'ho dimenticatissimo quello. Per prendere la chiave qua. E ovviamente ogni volta che ci colpiscono perdiamo la spell che avevamo. Quindi ora si va di saltellino. prendiamo il cuoricino qua. Abbiamo... sì, allora non mi ricordo se poi le vite aumentavano, sì o no? Non me lo ricordo. Per chi si ricorda meglio di me Pandemonium mi può dire se le vite aumentavano. Attenzione. Vabbè, ce l'ho fatta. Perché non me lo ricordo manco per niente. Per vita intendo i cuori, ovviamente. Io mi ricordo di sì, in realtà. Vabbè. Questi bisogna farli perfetti solo col clown, perché no, il clown non ha il doppio salto. Quindi è per quello che ci sono alcuni nemici messi in altri modi, eccetera, eccetera. Qua non mi ricordo. Ah, sì, ok. C'è segretuzzo di nuovo. È pieno di segreti sto gioco, sappiatelo. Vediamo se riusciamo a fare questi giusti. Sì, perfetto. No! Dovevo salire lì sopra. Visto che ci siamo, vediamo un attimo qua. Perché se salivamo da lì sopra, praticamente potevamo prendere tutte le gemme. Non le gemme, sì, vabbè, sono gemme in realtà. Le gemmine che erano lì sopra potevamo prendere tutte. Allora, se non mi vorrei sbagliare di molto, però se non erro, prendendo più gemmine possibile, ovviamente, aumentavamo praticamente la nostra vita massima. Vediamo, aia, se riusciamo a non sprecare tutto il per due. Olè, preso. E mo tocca tornare indietro. Quelle robe ovviamente tolgono vita, gente, giusto per farvelo sapere prima. Minchia, stavo per andare avanti al momento giusto, non so perché si è abbassata. Allora, vediamo un po'. Forse dietro mi sono dimenticato qualcosa, ma non... Che culo. Puff. Puff. Mia. Non mi ricordo. Ah, ok, quelle sono le vite, è vero. Uè. Serpente carnivore, sono una rottura di palle.
No? Ah no, che ci dà una vita proprio in più. Non una roba per evitare di morire, ma una vita direttamente. Diciamo non un cuore, ma la vita in generale. Mia. È grande il caso. Cosa ha fatto là in mezzo? Cosa ha fatto? Come al solito. Come al solito, grandi genialate. I mostri non bisogna per forza ucciderli tutti, se non ricordo male. Vabbè, però quello. così è andata, va. Dove cacchio è l'altro? Ah, ok, qua. No! No. Oh. Ah, ok. Posso risalire da qua. Purtroppo non me li ricordo a memoria. I livelli, però. Qualcosina, il bel ricordo c'è comunque di qualcosina. Pop, pop. Diciamo i livelli che ho fatto di più me li ricordo senza ombra di dubbio. Aspetta un po' che qua. Vaffanculo, ci ha fatto perdere. Non per il cuore, per la magia. No! Vedete, molte cose. Ah, ok. Qua c'è la fine del livello direttamente. Scordato tantissimo. Ok, treasure, a quanto siamo? Speed grid. Praticamente quando prendevate un certo tot di robe potevate fare ste cose speciali così. E via. E si co- ah, non me le ricordo. Prima le sapevo fare. Adesso mai. E ora sta cosa ci insegue. E noi dobbiamo evitare tutte le varie robe che ci fanno andare più lenti, eccetera eccetera. Presa la vita. No. Vabbè, abbiamo un altro paio di try. Vediamo un po' di farcela. Olè. Vaffanculo. Olè, si salta e si corre. Vediamo se mi ricordo tutto. No, già ho già perso questa purtroppo. Via. Giù. Vai. No, quella è troppo lenta. Ce la posso fare comunque. Cioè, non ce la posso fare a finirlo perché purtroppo non me lo ricordo, è inutile. Però cerchiamo di fare il miglior punteggio possibile, va. E quella l'ho colpita in pieno, ovviamente. Via. Giù. Non mi interessa manco per niente di quelli. Quello. Vabbè, ciao. Se avessi preso un pochettino più di tesori. Questa è la password per ritornare a questo livello, diciamo. Se avessi preso poco più tesori, ce l'avrei probabilmente fatta a fare il pinball, che era quello che mi divertiva di più e che riuscivo a finire più facilmente, ovviamente. Gente, vi ho fatto vedere questo giochino. Questo è Pandemonium, il primo Pandemonium. Scrivetevi nei commenti se magari qualcuno di voi si ricorda di questo gioco, se comunque sia l'ha giocato da piccolino o anche da poco comunque sia. Niente, sapete già cosa tutto fare. Un bel like, condividete il video a tutti per, non lo so, per rimembrare questo gioco a qualsiasi persona l'abbia giocato magari anche con voi. E ci si vede al prossimo qua su un'altra avventura, su un Retroplay. Ciao a tutti!